27 luglio 1835. Nasce Giosuè Carducci, primo italiano a cui venne conferito il premio Nobel per la letteratura nel 1904. Carducci incarna un classicismo vitale ed energico, in grado di rinnovare la cultura italiana con un modello di comunicazione poetica che si mescola a un grande anelito, al realismo. Linguaggio e tematiche, pur nella scia della gloriosa eredità del mondo greco e di quello latino, tendono a raccontare la vita contemporanea senza elementi inquietanti come quelli introdotti dal romanticismo. C'è però un abisso tra virtù del passato e mediocrità del presente, e l'autore ne è molto deluso. I temi della letteratura pagana vengono scelti dal Carducci anche per liberarsi dai vincoli di ogni religione e come esaltazione della forza del popolo nel processo politico. L'inno a Satana, esempio di questa poetica, provoca scalpore e polemiche. Nominato senatore del regno nel 1890, l'ultimo scorcio della sua esistenza continua a essere caratterizzato da una febbrile attività, consacrando la sua posizione di poeta ufficiale dell'Italia monarchica. Muore a Bologna per una broncopolmonite il 16 febbraio 1907.